tagliamo lo stipendio di più della metà. E in Regione Toscana è stata approvata una legge secondo la quale da questa legislatura in poi verranno aboliti i vitalizi, però andando ad analizzare il bilancio previsionale della regione scopriamo che noi tutti cittadini ogni anno spenderemo 6 milioni di euro per quelli che hanno acquisito questo, chiamiamolo, diritto. Noi ci batteremo perché venga tolto il vitalizio a queste zecche di Stato. Ma la battaglia si sta facendo già anche al Senato, perché noi abbiamo questa fantastica cittadina portavoce di Carrara che oltre a mettere le gambe e testa ci mette cuore. Allora volevo passare la parola a Laura Bottici perché ci racconti questa battaglia per levare i vitalizi ai condannati. Laura. Allora, è una battaglia lunga, cioè noi abbiamo iniziato a giugno 2014, ma il Partito Democratico, il PD, che per noi non è più sinonimo di Partito Democratico ma di protezione delinquenti, continua a fare un po' la melina. Serve una legge, serve una delibera, che facciamo, ma lo possiamo togliere, una pensione, non è una pensione. Allora, noi ci siamo sempre mossi con l'idea che siccome il Senato gode della autodichia, ossia dell'autoregolamentazione, e il vitalizio è stato istituito con una delibera, è una delibera del Consiglio di Presidenza che può revocarli. Allora, siccome toglierli a tutti è una battaglia più lunga, abbiamo detto cominciamo a toglierlo ai condannati. Siccome esiste una legge che è la legge Severino, che va a verificare se uno soggetto può essere rappresentante dell'Italia, noi abbiamo collegato alla nostra delibera di revoca dei vitalizi i requisiti della Severino, ossia tu non hai quei requisiti per candidarti, non hai neppure requisiti per godere di un beneficio dato, che ti è stato dato dallo stesso organismo che poi ti ha consentito in qualche modo di fare degli atti, dei malaffari. Quindi io vado bella tranquilla, c'è cioè grasso, no? Grasso, magistrato, sano, antimafia, e presento questa delibera. E quindi niente, la discussione lunga, si arriva a richiedere diversi pareri a diversi illustri, tra cui ex presidenti della Corte Costituzionale. Si spendono circa 100.000 euro per questi pareri, in cui nessuno ti dice devi fare una delibera o devi fare una legge, ma tutti dicono secondo me si potrebbe fare, però potresti fare anche l'altro. Arriva il PD, siccome siamo in una campagna elettorale, esce l'altra venerdì che hanno scritto la delibera. Cioè il presidente Grasso e la presidente Boldrini hanno concordato la delibera da presentare al Consiglio di Presidenza del Senato e all'Ufficio di Presidenza della Camera, la delibera. Ora, dalle indiscrezioni che escono dai giornali, sembrerebbe che abbiano previsto la restituzione del contributo versato se tu vai a togliere il vitalizio a uno che non ha ancora preso tutti i soldi che ha versato. Nello stesso tempo prevedono che se te chiedi la riabilitazione allo Stato, no? Venga ridato il vitalizio. E allora che stiamo a fare? Lo lasciamo e basta. Cioè il PD, perché io ormai lo chiamo la protezione del delinquente? Perché in una cosa giusta, no, che noi andiamo a proporre, loro la stanno sempre a rigirare per poi farti passare da quello che vota no. Ma io, cioè, sino c'era e prima stavo
chiacchierando con Fraccaro e con Luigi Di Maio e con Claudia Mannino, che sono gli altri tre che stanno all'ufficio di presidenza della Camera, cioè io ho difficoltà se questi hanno cambiato la delibera a votare sì, perché io li voglio togliere, punto. Se tu non sei comunque degno di rappresentare l'Italia, non sei degno che l'Italia ti tenga a sostenere economicamente. È questo che noi dobbiamo fare.